Ragazzi, ragazzi, e bentornati qui sul mio canale. Quest'oggi Palermo Avellino, 37esima giornata del campionato di Serie B. Dopo un paio di giornate super negative, il Palermo ha l'obbligo, proprio in questo modo lo dico, di tornare alla vittoria. Arriva l'Avellino che si trova in zona playout, che vorrà sicuramente conquistarsi quegli ultimi punti che gli servono per raggiungere la salvezza, e non è che gliene manchino molto. Ovviamente, cosa andrò a fare? Non soltanto guardo la partita, ma ascolterò i risultati dagli altri campi, perché purtroppo a 6 giornate alla fine è importantissimo ascoltare anche cosa succede negli altri campi. Ma il nostro obiettivo è vincere. Sono molto contento che siano ritornati in campo sia Rajkovic che Bellucci. Manca il nostro vero centrocampo titolare, cioè mancano Iaialo e Gnaoré. Manca purtroppo anche capitan Nestorovski, che ha subito un grave infortunio. Per lui si parla di stagione quasi finita al 100%. Al suo posto giocano in avanti sia Nino Lagumina e Trajkovski. Speriamo che insieme riescano a trovare quella sintonia che ci serve, che gli serve anche a loro, per buttare la palla in rete e farci vincere questa partita. Raga, adesso tutto, vi lascio il match. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, un bel commento, e fatemi sapere se ne volete altre di reaction. Dai che si comincia! Rispoli! Cos'è? Calcio di rigore! All'ottavo minuto! Fallo su Rispoli, trattenuto dal numero 16, da Morero. Trattenuta che in diretta sembrava evidente, qui si strattonano entrambi e poi comunque lo butta giù mentre Rispoli stava calciando. Un rigore che secondo me si può dare. Dai, cominciamola bene, dai che abbiamo il destino nelle nostre mani. Forza, mamma mia che ansia. Parte Coronado, centrale, 1-0 Palermo, Igor Coronado, l'unico vero giocatore che sempre, ogni partita, dà l'anima. Nono centro stagionale, dai, è così, continuiamo, per piacere, non pensiamo a difenderci, la partita è appena cominciata. Bravo Muraschi, forza ragazzi, che abbiamo cominciato alla grande, nonostante il vantaggio. Rispoli, Rocco, cosa fai? Chissà se quest'oggi all'esame riuscirà a fare un cross. Settimana scorsa non ci è riuscito in 90 minuti. Occhio all'Avellino col destro deviato da Rajkovic e poi il 17. Cosa? Mamma mia raga, che brivido. Si erano lamentati anche per un tocco di mano di Rajkovic. Braccio attaccato al corpo. Però voglio rivederla bene. Bravo Trajkovski, dai Alex, che adesso che manca Nesto puoi esprimerti al meglio. Trajkovski in mezzo di testa, chi l'aveva presa? Čočev. Altra trattenuta alquanto evidente in area di rigore sul colpo di testa di Čočev. Ovviamente questo non l'ha fischiato. Bravissimo Čočev, Trajkovski non ne passa mai una. All'esame, ma neanche un passaggio di 2 metri. Bravo Rajkovic, mamma mia quanto ci mancavano sia lui che Bellucci in difesa. Al 25esimo l'ha aperta anche il Parma contro il Carpi, 1-0. È appena passata la prima metà del primo tempo, non stiamo giocando affatto male, anzi abbiamo il possesso palla e tutto. Però a volte quando ci attaccano, soprattutto sulla fascia sinistra dove Rispoli spinge e basta e non difende, andiamo in difficoltà. Bravo Igor, forza Alex, ottimo il 1-2. Oh, arbitro, ma era... per me c'era un gran contatto qua. Cioè, secondo me era rigore questo qua, sacrosanto, rivediamo. Ma dai, ma dai. Rigore non dato, Lagumina, attenzione. Nino, in aria, Lagumina si gira. Ancora lui, Lagumina, la palla per Čočev. Niente da fare. Occhio al 7, che la mette arretrata in sinistro. Occhio, mamma mia che gol si sono mangiati. Io non mi capacito del perché riusciamo a dare tutte queste occasioni agli avversari. Forza! Raga, la sfiga ci perseguita. Bellucci che era appena rientrato e secondo me hanno affrettato al 100% i tempi di recupero per farlo giocare. Bellucci dopo 40 minuti abbandona il campo per infortunio. Quando una società guidata da Zamparini mette a disposizione la squadra, cioè decide per la squadra soltanto 10 giorni di ritiro precampionato, ma dove minchia vogliamo andare? Cioè, della serie, a cosa cazzo è servito? È ovvio che a lungo andare tutti sarebbero fatti male piano piano, perché 10 giorni sono
troppo pochi. 20 alla fine, calcio d'angolo, bravo Rajkovic, via palla alta. Finisce il primo tempo 1-0, andiamo alla ripresa finalmente un po' contenti, speriamo però nella ripresa di far meglio, fare sempre meglio, perché l'obiettivo della nostra squadra è migliorarsi sempre di più per raggiungere quell'obiettivo, quel secondo posto che fino a qualche giornata fa era il nostro obiettivo sicuro, è una cosa da raggiungere quasi sicuramente, mentre adesso nelle ultime giornate con le ultime brutte prestazioni purtroppo il nostro obiettivo adesso è rincorrere quel secondo posto e sono sicuro che i giocatori daranno l'anima fino all'ultimo giorno ed è quello che devono fare anche i nostri tifosi. E appena cominciata la ripresa, unico cambio era quello che stava per avvenire a fine primo tempo, fuori l'infortunato Bellucci, dentro il nostro palermitano Accardi. Bravo Traico, Nino col destro! Nino la gomina! Finalmente! Finalmente! Calma! Ha detto calma a tutti, di non criticarlo, di aspettarlo, perché noi il talento vero ce l'abbiamo in casa ed è palermitano! Segna Nino dopo un minuto e mezzo! Dai così! Mamma mia! Ci voleva per lui, deve soltanto sbloccarsi, anche se non ha giocato, perché probabilmente qualcuno non voleva che giocasse, voleva il suo posto Nestorovski. Ma non aggiungo altro, l'importante è che Nino sia tornato al gol e adesso, fino a fine campionato, deve esplodere del tutto. Occhio Molina in aria, la mette dentro, chiude tutto, struna. Giallo per Molina che ha fermato un nostro contropiede che poteva diventare, che stava per diventare micidiale. Rispone con l'esterno, Trajkovski in aria, Trajkovski, perché non la passi mai bene, perché? Coronado si sta tenendo il ginocchio ed è a terra, speriamo nulla di grave. Mamma mia che ansia. Igor per fortuna dolorante, ma forse nulla di così grave, è stata soltanto una botta dolorosa, è tornato in campo. Bravo Muraschi, ottimo triangolo con Trajkovski. Corri muletto polacco, bella palla, vai Traico, hai la prateria, perso tempo, palla dentro, Nino, lo stop, palleggio. E poi bloccato dal difensore. Mamma mia Nino, quanto sta dando l'anima quest'oggi. Mamma mia Pomini, non ci viene la palla, bravissimo Rajkovic. Ci salviamo raga, ero un attimo rilassato. Ci salviamo benissimo. Mamma mia Nino, ma che partita stai facendo? Movimento innaturale del ginocchio di Muraschi che si fa male. Sta per entrare Fiordilino. Io non ho parole. Esce in barella Muraschi, mi dispiace tantissimo per il muletto polacco. In campo adesso ci sono Accardi, Fiordilino e Lagumina, tra i palermitani. Che spettacolo. Dai, non ammonirmi Coronado, no! Vaffanculo, un fallo ha fatto, uno! Era diffidato, salta la trasferta a Venezia. Vaffanculo arbitro, vaffanculo. Un fallo in tutta la partita e tu tiri fuori il giallo. Ma dai Igor, guarda Nino, bella palla. Nino in aria, calcio di rigore al 27esimo. Vediamo chi lo batterà adesso. Ottimo scambio tra Nino e Coronado. Rigore che c'era anche questo, perché è molto simile a quello che non ci hanno dato nel primo tempo. Stupido, ovviamente nel senso buono, il difensore dell'Avellino. E sta per battere Trajkovski. Sarebbe di fondamentale importanza, ma non tanto per questa partita, ma per il proseguo del suo campionato. 3-0, Alex Trajkovski. Il Palermo chiude forse al 28esimo la partita. E adesso rimaniamo sintonizzati per gli altri risultati dagli altri campi. Ma per Trajkovski un gol importante che lo aiuterà, speriamo, a sbloccarsi del tutto in questo fine di campionato, dove mancherà Capitan Nestorovski. All'esame comunque fa paura, ma mi spiegate perché non gioca Rolando a sinistra, che anche se adesso non mi interessa. Cioè all'esame non azzecca più un cross da non so quanti anni. Un passaggio giusto raramente accade. Anche gli stop quest'oggi continua a sbagliare. E dai. Oh! Cioè, spiegami, porca di quella. Mi incazzo. Perché un fallo del genere da giallo? E con il Coronado di prima che era un fallo tranquillissimo e da giallo. Questo è da arancione. Tirate fuori i cartellini arancioni. Mamma mia, che aggressività! Ma fischiaci un fa! Arbitro, ma cosa ca... Per farvi capire quanto siamo in emergenza, fuori Ciocev, che ha finito la partita con i crampi, ha corso davvero come un dannato, davvero complimenti a lui,
entra Rolando al suo posto. Non si è effettuato il cambio e non ho ancora capito perché. No Luca, che brutto errore. Col sinistro, bravissimo Pomini, poi a rispondere su Cabezas. Raga, il cambio prima non è avvenuto. Adesso sto scendo Rajkovic, che ha fatto una partita mostruosa, ma penso che non ne abbia più. E al suo posto l'ex Standard Liegi, Fiore. Ultima azione, l'Avellino ormai ci prova con l'ultima speranza, almeno per segnare il gol della bandiera. Marchizza ci prova e voglio vedere chi si ricorda di Marchizza. E poi, arbitro, fischio no! Ma come? Dopo la conclusione fuori di tacchio, il dietro di gara fischio e finisce qua. 3-0, ormai era sicura la vittoria già sul terzo gol. Siamo stati però bravi a mantenere la porta inviolata. L'obiettivo era segnare, ne abbiamo fatti più di uno, ne abbiamo fatti addirittura tre. Squadra che ha dato l'anima in campo, nonostante le tantissime assenze e i tanti infortuni capitati anche a gara in corso. Sono davvero contentissimo di com'è andata. Super contento della prestazione dei palermitani, che hanno dato davvero l'anima in campo, soprattutto di Nino Lagumina, che ha giocato tutta la partita ed ha giocato la partita da grande attaccante. Ha protetto palla, ha corso, tanto pressing, ha finalizzato, si è guadagnato un rigore. Davvero complimenti a Nino, perché si merita di ritagliarsi il suo spazio nella sua squadra del cuore. E noi palermitani lo adoriamo e speriamo il meglio per lui. Ha vinto anche il Parma 2-1 contro il Carpi, quindi rimaniamo a pari punti, 63 punti a testa. Ma il Parma nei sconti diretti è avanti a noi, quindi in questo momento loro si trovano al secondo posto, alle spalle dell'Empoli, superando ovviamente il Frosinone, che affronterà proprio l'Empoli lunedì, se non sbaglio. Tre punti fondamentali, e spero davvero con tutto il cuore che aprano la strada per questo finale di stagione, che deve essere fatto da grande squadra, più o meno come a inizio stagione. Comunque lasciatemi un vostro commento qui sotto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina, vi mando un abbraccione enorme e noi ci vediamo domani o più tardi. Comunque rimanete sintonizzati per un prossimo video e sempre forza Palermo. Forza Palermo!